Ragazzi, benvenuti in un nuovo video della Zooskin, ossia della Zoological Skin, serie ufficiale di questo canale. Perdonate la qualità video che non è bella come al solito, ma sono appena tornato da Esotica Erba, cioè ancora su la maglietta. Sono devastatissimo, sto mettendo a posto i nuovi acquisti, eccetera, eccetera. Mi serve questa clip per domani e allora ho deciso di registrarla un pelino in fretta, anche perché il video è veramente breve, semplicemente una cosa che mi è successa che vorrei raccontare anche a voi per farvi capire come ci si dovrebbe comportare in una situazione del genere, che può purtroppo capitare a tutti, anche se si spera mai nessuno. E allora la qualità video è un po' più carente del solito, ma non disperate, non è successo niente. Mi raccomando, supportatemi sempre, che il canale sta andando stra benissimo e tornerà tutto come prima dal prossimo video, quando ci sarà un po' più di calma. Pertanto molte persone hanno acquistato come primo rettile un geco leopardino e può succedere per un qualsiasi motivo che il geco leopardino non mangi. Quindi come fare, come alimentarlo, come far passare al geco questa fase? Diciamo che ci sono tre motivi per cui il geco non mangia: sono o per stress, o perché è in premuta, o perché è ammalato. Infatti se il geco rifiuta il pasto, mi raccomando, non sforzate, non sovradosate il cibo, non cercate di ingozzarlo apposta, perché magari semplicemente è un periodo in cui non ha fame, preferisce stare a digiuno appunto per motivi di muta, per magari un problemino di stress, eccetera eccetera. Nell'arco di un paio di giorni, massimo una settimana, dovrebbe essere a posto, comunque fare la muta e dopodiché riprendere tranquillamente il suo giro di alimentazione. Se invece così non fosse, la prima cosa da fare in assoluto è cercare un veterinario specializzato in animali esotici o anche detti animali non convenzionali, che è ovviamente vicino alla vostra città, vicino al vostro punto di residenza, e portarglielo a far vedere. Questo è quello che ha consigliato il mio veterinario per il mio geco. In pratica il mio geco in sé sta bene, ma ha sviluppato un'emolacra secca agli occhi e quindi è come se non producesse più lacrime e di conseguenza, non vedendo, non mangia, e mi ha consigliato, per aiutarlo a mangiare, per stimolare l'appetito e soprattutto per non fargli perdere troppo peso, intanto ripeto, vi faccio vedere qualche video qua sopra in sovrimpressione, di fargli una pappetta di omogenizzato per bambini / neonati di carne che sia o pollo o manzo, con un goccino di un integratore di calcio sempre per bambini e un goccino di vasellina, olio di vasellina, per aiutare questa pappettina a diventare più liquida e farla mandare meglio giù al geco. Prendere il tutto con una siringhina e sparargliela in bocca. Si può altrimenti fare questo omogenizzato invece che prenderlo direttamente al supermercato, con del pollo fresco, tritarlo, fare tipo questa zuppetta e iniettargliela ai rettili. Di solito si fa così. Prima di questo però potete provare a prendere una tarma della farina, e si usa questo invece che grilli o blatte, semplicemente per praticità. Si può provare a prenderla e a porla vicino al suo lato della bocca, quindi non davanti, di fianco, e premerlo in modo tale che lui, sentendo la pressione, apra la bocca, entra la tarma in bocca e vedere se la mangia. Se la mangia, prima di passare al metodo precedentemente spiegato, provate questo qui per un po'. Se invece rifiuta la tarma, rifiuta gli insetti vivi, allora procedete con i siringoni, come detto prima. Anche se, mi raccomando, prima di fare qualsiasi cosa andate dal vostro veterinario di fiducia, comunque cercatelo e chiedete sempre consiglio. Questo è quello che si fa normalmente ed è anche quello che mi è stato consigliato per il mio geco leopardino. Nel titolo metto geco leopardino perché si tratta nello specifico il geco leopardino, per non confondere con altri rettili, però generalmente gli siringoni di carne per tutti i rettili che non vogliono mangiare, che siano serpenti eccetera eccetera, si usa lo stesso, ma sempre prima di tutto consiglio al veterinario. E questo è stato un video abbastanza breve, più breve del solito, era semplicemente per coloro che hanno un problema simile e non sanno come comportarsi. Molti gechi leopardini, a quanto so e a quanto leggo soprattutto anche in giro su internet, sui forum, hanno diversi problemi all'alimentazione o agli occhi, e mi raccomando, quando vedete questi problemi non esitate a portarlo immediatamente dal veterinario, anche perché, come vi ho già detto, se voi decidete di prendere un animale dovete prendervi anche le vostre responsabilità per la sua salute. Sto parlando velocissimo. Ora io finisco di mettere a posto tutto questo casino, perché c'è un po' di casino dappertutto, qui, lì sotto, qua, ci sono cose. Spero in ogni caso di esserti stato utile, quindi lascia un bel mi piace, un bel commento, attiva sempre la campanellina per ricevere le notifiche sui prossimi caricamenti del canale. Da Zooskin è tutto, noi ci vediamo al prossimo video delle Ezze della Zooskin e siamo quasi 600 iscritti, quindi iscrivetevi al canale perché è importante questa cosa, va bene? Saluti!